Bentrovati, come nasce la collezione? Come nasce una collezione? Allora, su questo tema hanno scritto centinaia di libri, c'è una bella casa editrice, Joan Levy, che ne ha pubblicati parecchi. Si può dire che la prima ragione per cui nasce una collezione è che è l'espressione di una seduzione. È l'opera d'arte che seduce il collezionista, ma poi anche il collezionista che seduce gli altri quando vuole in un certo senso raccogliere opere d'arte per poi farle vedere o metterle in pubblico. Poi c'è anche un'altra ragione, la collezione può anche essere intesa come l'espressione di un progetto e dentro questi due canali che guardano più la curiosità, la cultura per il tempo passato o più un progetto sul futuro, quindi sulla contemporaneità, ci sono tante modalità. C'è un incontro casuale, può essere un amico gallerista, può essere un amico artista, può essere un amico che ci introduce presso un collezionista e viene voglia di emularlo. Ci sono anche ragioni di collezioni di via diretta, quindi che nascono dal desiderio, dalla passione, dalla curiosità, ma anche collezioni nate per via indiretta, cioè una collezione che è stata ereditata, ma poi nel tempo è stata anche implementata. Quindi diciamo che all'interno poi della collezione e la nascita, ogni collezionista ha un po' la sua storia, ci sono dei filoni, quindi come cresce questa collezione? Può crescere per generazioni di artisti, allora i collezionisti che acquistano opere solo della loro generazione. Possono essere generi di soggetti differenti, ci possono essere differenti materiali, collezioni solo di disegni, collezioni solo di sculture. E non so se il tempo è ancora sufficiente, ma direi che è sconfinata il motivo per come nasce una collezione.